Ok, finalmente. Chi è? Blub blub. Sono in ritardo, in ritardissimo. Chi cacchio è stavolta? Oh, oh, è il capo palestra. Che se ne va dalla palestra. Perfetto. Algaro, aspetti. Andato. Ma si è dimenticato una cosa importante. Ok. Per caso sei qui per l'esame della palestra? Sì. Ah, me lo immaginavo. L'uomo grande e grosso di poco fa era Algaro, il capopalestra di Garrafopoli. È sempre un po' fra le nuvole. Pensa che è andato al mercato per fare la spesa, ma ha dimenticato qui il suo portafogli. Di sicuro andrà nel panico quando se ne accorgerà. Tu hai un'aria così simpatica e gentile. Visto che sei qui per l'esame, gli porteresti tu il portafogli? Cioè, cos'è il metodo per skippare l'esame? Come sei altruista, mi viene quasi voglia di darti una medaglia. Qui e ora. Ecco qui, mi affido a te. Portaglielo, mi raccomando. Ok. Attenzione, calma, un attimino. Si fa così. Si guarda. Ah, so. Via. Si mettono in tasca, si chiude il portafogli e si reda. No, non si fa. Se lo farai, considererò superato l'esame della palestra in via eccezionale. Algaro era diretto a Marinada, oltre il deserto occidentale. Quel deserto è pieno di Pokémon pericolosi. Dove cacchio è andato sto qui? Dove cacchio è andato? Non mi dite che devo fare un giro della Madonna? Ma come funziona? Dove è andato? Dove è andato? Non ho capito. Deserto. Ah, è andato oltre il deserto. Ok, va bene. Visto che comunque per questo episodio io volevo fare questo, la medaglia dominante terra, a sto punto faremo questo. Andiamo a fare la medaglia dominante e poi andiamo a fare la sfida. Va bene. Enjoy. A posto. Enjoy. Perché? È brutta? No, io col dominante ci sono andato un po' underlevelato ed è stato un po' un dito in quel posto farlo. Underlivellato in che senso? Nel senso che è stata la prima volta in cui ho perso in questo gioco. Ma nel senso di quando è che ci sei andato? Spieghiamoci bene. Perché dopo... dice che ci sono i Pokémon un po' forti, però capiamoci, quanto forti? Sono al 40? Mi pare di sì. Porco boia! Dove cacchio mi fermo ad allenarmi qua? Vabbè, dai, ci si prova. No, io poi sono riuscito a farlo tramite la classica tattica revitalizzanti. Vabbè, sì, beh, quello funziona. Non lo so, devo. Roto, roto, roto. È arrivato il Pokémon. È Pepe, perfetto. Sappiamo che dobbiamo trovare il Pokémon. È quello dei sismi, questo, no? Oh, Donphan! Sì, Donphan, è l'evoluzione. È il Donphan preistorico. Ah! Pioggia danza. Oh no, il castello di sabbia. Oh, 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 oh! L'abbiamo trovato, regà! Regà! L'abbiamo trovato! Finalmente! Earthworm! Finalmente! È tempo! Dobbiamo per forza, idrondata. Let's go, l'ombrico d'acciaio. Let's go. È obbligatorio catturarlo questo, Poche balle. Ma i Pokémon non sembrano molto cattivi, cioè a livello 26 non è tanto. Vabbè, vediamo. Finalmente il lombricone. Ce lo prendiamo, questo qua. Questo qua era carino. Lo devo avere. Entra in sta Pokéball, per favore, non rompere le balle. No, non ho beccato ancora Tyranitar, però ho un Larvitar. Ho un Larvitar che prima o poi mi metto in squadra. È solo che in squadra c'ho anche Garchomp da fare. Sai effettivamente il livello di tutte e due per evolvere, no? Non è proprio bello, non è proprio divertente. Se li metto tutti e due li vedo livellati fra 16 anni. Per ora credo che terrò Garchomp, poi vediamo. Devi entrare! No, riduttore, no, rischi di ucciderti! Non ti uccidere.
Il vermone. Dove l'hai preso? Aspetta un secondo che te lo faccio vedere nella mappa. Aspetta però, che versione hai? Hai scarletto, scarlatto o violetto? Perché dipende quello. Se hai scarlatto ce l'hai, se hai violetto no. Ah ok, ce l'hai. Allora, guarda, io ne ho catturato uno, però ti dico che ne ho trovato uno solo, L'ho trovato qua. Dopo la quarta palestra. Dopo la palestra della... della streamer. Ok, aspetta che giro tutto. Ok. Dopo la palestra della streamer, che è qua, no? Leudapoli. Se vai qua, c'è questa specie di... montagne... grotte così. E ne ho trovato uno. Però ne ho trovato uno solo, Non ne ho più visti, poi. Sarà spawn raro raro raro. Ok, andiamo. Ah, eccolo là. Quanto è figo, però. Lui è figo. Buona fortuna. Buona fortuna. Se lo catturi, GG. Guarda, si vede solo la testa. Cattivone. Salve. Che tipo è? Non lo so. Terra? Perché io ce l'ho diverso, Donphan. Ah, c'hai quello io futuristico. C'ho il meta. Sì, c'hai quello futuristico, ok. No, io c'ho proprio Meta Knight. Hello, sono io, Olim. Grandi zanne, un po' come un originario della voragine di Paldea. Ti consiglio di fare molta attenzione. Ok, let's go, ci proviamo. Grandi zanne, il dominante dei sismi. Proviamo intanto con un'idrondata. Rapigiro che mi quasi one shot. Attenzione. Aumenta anche la velocità, che non è mai un bene. Ok, va bene. Sottoacqua prende il super efficace. Quindi possiamo andare. Continuare con Gridone. Gridosso. Terra lotta. Ok. È velocino, Orcuboia. Orcuboia, che rottura, Eh sì, sono ancora nella versione normale, neanche in quella OP. Andiamo un attimo così. Giusto a vedere se tanca un colpo 2. Vai, Tauros. Rapigiro, ok. Tanca, tanchicchia. Ovviamente lui si boosterà in velocità, che è un problema, però... non lo so. Corazzata? Grazie, Ale. Se clicchi la Y ti dà le info del Pokémon. Ho visto ora. No, non ti dà la info del Pokémon. Ti dà la info della mossa. Garanzia dovrebbe entrare dopo, perché lui è più veloce. Ok. Gli dovrei fare tanto danno qua. Garanzia. Sì, che però non è molto efficace. In effetti sono scemo anch'io. Lasciate perdere! Breccia si è fatto sentire. Devo dare HP a... Gyarados per forza. Vabbè, Tauros morì. Io questo l'ho fatto con i Pokémon al 24. Pokémon al 24. Ma lì ho visto una cosa interessante. Appena ho fatto qua questa battaglia, lo provo a catturare. Gli abbassiamo l'attacco, che questa roba ci sta. Gli facciamo un'idrondata, speriamo che sia abbastanza. Breccia, aia, male. Vai, Gyarados, idrondata! Ok, perfetto, lo abbiamo messo in fuga. Yep, messo in fuga. Scompare, così. Ora lo dobbiamo ricercare e ora andare a prendere la bacca. Ma guarda lì un po'. C'è una roba che mi interessa. Besta. Rifiliamo tutto, va.
Il bello delle pozioni infinite che raccogli, guarda, è una roba buona, eh. Sei in giro, ti maxi sempre gli HP senza sbatterti. Catturiamola veloce. Ti sta piacendo? Allora, sì, come gioco Pokémon, sì. Se mi chiedi se è bello, no. Non è bello. Però se mi chiedi se ti sta piacendo, sì, mi sta piacendo. È il solito gioco Pokémon. Diciamo che non è che... cioè, vai sul sicuro su quella roba, eh. È Pokémon, fine. Ti piace Pokémon, allora Pokémon ti... cioè, come gioco ti piace. Però se ti devo, dire, lo compri? Non lo so. Non lo so. Se patchano qualcosina, forse, ma al momento non è il massimo. Ah, ok. Ma scusa, ma non era solo per i Pokémon che non hai mai incontrato? Cosa? Non era solo per... che ti dice il tipo del Pokémon. Non lo diceva solo con i Pokémon che hai già incontrato? In realtà, anche perché non l'ho mai utilizzata la PC. Ma io spesso la utilizzo perché non me lo ricordo, sinceramente. Non mi ricordo molti Pokémon che typing hanno, cioè... Ce ne sono 2 milioni, cioè, secondo te me le vado a ricordare? Ho difficoltà a ricordarmi cosa mangio la sera, secondo voi mi ricordo i typing dei Pokémon? Addio. Yes, catturato. Ok, ritorniamo a noi per la quest. L'arvesta ce lo prendiamo. Ok, levati, a posto. Vediamo un po'. Dove cacchio è finito ora? Ah, eccolo là. Andiamo. Arriva anche Pepe ora. Devo dire che non è brutto come Pokémon, è molto figo. No, sembra un mammut. Sì, sembra un mammut, è figo. Peccato che i dominanti sono grossi proprio per il discorso che ti ha detto lui per le spezie. Sì, no, vabbè, ok, quando te lo fai grossi. Normale, quando te lo fai normale è piccolino, ovvio. Quello ok. Vabbè, però è comunque bello come è fatto, cioè è comunque è una specie di elefantino con... come si chiama l'altro... l'altro animale? Quello che si attorci... cioè, si arrotola tutto. Mi viene il nome. Non mi viene in mente neanche a me. Scovillain, che ho catturato nei dintorni. Sarà una lotta bella pepata. Ok. Che lotta bella pepata. Scovillain. Lol. Il Pokémon peperone? E guardalo da davanti quel Pokémon. Sì, sembra un peperone rosso e un peperone verde. Quello l'ho visto. È un Pokémon dell'orrore. Aspetta che giro la telecamera, voglio sinceramente vederlo. Quasi morto, aspetta che è quasi morto, non lo potrò più vedere a breve. Aspetta. No, non fa cambiare la visuale. RIP. No, sì, l'armadillo. Dovrebbe essere l'armadillo lui, no? Sì, Madonna, se è brutto! Orco boia! È bruttissimo! Quanto è brutto! Chiamate qualcuno! Sì, comunque sì, è una specie di armadillo ed elefantino, no? È figo, sinceramente. Non so se basta. Privazione. Uff, quanto danno. Ah, manca uno sputo! No, rapigiro! Aiuto! Cazzo, Gyarados mi serviva, volevo comunque... vabbè. Ok, calma. Ho in colonia e... andiamo... no, andiamo di corazzata a Zen su Tauros. Corazzata, vabbè. Cozzata. Sì, un Dumbo armadillo mammut, macello ormai.
scopoio che danno. Let's go! Battuto. E abbiamo fatto il Pokémon dominante. Quindi andiamo avanti con la storyline del cane. Dobbiamo vedere assolutamente che cos'è successo al cane. Soprattutto dobbiamo vedere se si sta riprendendo. Cioè, ha iniziato ad abbaiare prima o poi. Bellissima. La costante ormai. E il paninozzo gigantissimo. Certo che lo taglia veramente bene con le mani, eh. Vediamo, sì, che gli succede. È fatta meglio l'animazione di quando taglia il panino alle mani che quando lo dai a mangiare all'altro. Sì, 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 e l'altro scompare. Potere nuovo! Cavalcato. Oh, planata! Finalmente planiamo nel cielo. Let's go! Non ci dobbiamo più buttare giù a random. Forse sta recuperando la sua capacità fisica un po' per volta. Però sembra che non riesca comunque a tornare alla forma lotta. Fisicamente sembrerebbe a posto. Forse non riesce a tornare alla sua forma originaria per via di un blocco psicologico. Blocco psicologico? Una ferita dell'animo, tipo un trauma. L'ho letto in qualche libro. Magari ha paura di lottare perché ha avuto un'esperienza spaventosa durante una lotta. Bah, tanto sia lui che Mabo Stiff un giorno si riprenderanno completamente. Allora Mabo Stiff, com'è la spezia? Sta facendo effetto? Scusa! Non è che devi migliorare proprio ogni volta che ne mangi. E non è detto che le spezie abbiano un effetto immediato. Ah, Mabos. Questo gli ha fatto venire il mal di pancia. Tranquillo, non c'è problema. Ci pensiamo io e TTD a farti tornare in forma. L'ultima spezia deve essere quella più potente. Sì, per forza. Ok, lo scopriremo. Beh, TTD, il prossimo sarà l'ultimo viaggio in cerca di spezie. Mettiamocela tutta per trovare quella che ci manca. Dai che ce la facciamo. Perfetto. Mab. Ah, questo è peccato, non ha fatto niente. Ah, le foto di fine battaglia. Ah, vabbè, Snap non l'ho mai giocato, sai. Rotototo. Eccolo lì. Hai attivato la capacità di planare. Tieni premuto B mentre voi, mentre cadi. Bla bla bla. Immagina se la sfida si fa proprio qua subito. Per tutti i mari, non c'è, è sparito! Il mio portafoglio è sparito! Qui finisce che qualcuno mi soffia il pezzo forte dal mercato. Tranquillo, capitano, vado io a cercarlo di corsa. E tu che vuoi? Se cerchi il capitano, beh, mi dispiace, ma ora da fare. Non mi interessa chi sei. Se intendi disturbarlo, devi vedertela col suo apprendista numero uno. Siamo impegnatissimi qui. Non vorrai mica dirmi che il tuo affare è più urgente del nostro. L'hai detto. Hai la testa dura, moccioso. Te la sei voluta tu. Ora ci penso io a farti star buono. Bello lui quando plana che l'altro. Quello di violetto. Non l'ho visto. Non l'ho visto. Plotzel. Ok. Va bene, come se sia un pericolo. Oh mio Dio, Plotzel. Che robe. Andiamo di gelo denti un attimino, giusto per... No, cioè, ovviamente ci fa tentennare. Che strano. Guarda che ci fa ritentennare. No. Noi è brutto, no? Oh! Pog! Quanta chance ha di congelare gelodenti? Tipo 0% a momenti, eh? No. Perché non sarebbe un gioco Pokémon, se no, Poiana. Cioè, ma mi pigli per il culo? Cioè, non è durata neanche un secondo il congelamento. Ma che cazzo? Non mi sembra giusto. Oh, abbiamo fulmine. Let's go, fulmine. Pica, 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 pica! Pica Flotzel morto. Preparati, capo palestra. Questo è il Pokémon che ti sto per tirare fuori per distruggere l'intera palestra. Clowncher. Vabbè, teniamo. Carino lui, non troppo brutto. Ah no, vedi che non ti dà... infatti non ti dà cioè, che tipo è di Pokémon. Infatti dicevo, non serve a niente, non ti dice che tipo è. No. Sono rimasto sempre all'oscuro, nel senso, non me lo ricordo facile. Sì, no, beh, ci sta. Però negli ultimi hanno messo che se... Hai già affrontato il Pokémon, hai una mossa super efficace, lui te lo dice. E ok, quello.
Però stavano dicendo che lo potevi vedere. E là, avanti, avanti, cos'è questa baraonda? Cosa bolle in pentola qui? Capitano, questo ragazzino qui stava... Come un cliente per quest'uomo senza portafogli e senza un soldo? Che ti serve, giovane? Devo consegnare un oggetto smarrito. Hai consegnato il portafoglio. Per tutti i mari, il mio portafogli! Come? Lo staff della palestra ti ha chiesto di venire a portarmelo? Ah, mi hai fatto un favorone, grazie per essere venuto fin qui. Ah, e scusa se il mio apprendista ti ha infastidito. Alla famosa asta di Marinada c'è un articolo che dobbiamo assolutamente prendere all'amo. Quindi eravamo tutti e due un po' sulle spine. Signore e signori, osservate l'ultimo incredibile, imperdibile lotto di oggi. Vediamo che cos'è il lotto. Ecco il nostro pezzo forte di oggi, le leggendarie alghe di Owen. LOL. Le alghe di Owen. Che tonicità, non serve neanche toccarle. Si vede che sono ricche di sostanze nutritive. E che lucentezza, quasi abbagliano da quanto riflettono la luce. Per non parlare di quel forte profumo di mare, sono chiaramente freschissime. Corpo di mille dondoso, le voglio. È simpatico sto tizio. Ma torniamo a noi, devi avere davvero un palato fine se vuoi sfidare la palestra di Garrafopoli. Ora hai l'occasione di dimostrarlo. Partecipa all'asta al posto mio e aggiudicati quelle alghe. Come funziona un'asta? Ti spiego, un'asta bla bla bla. Ok, quindi come... va bene, ok. Non era così, è normale, no? Che strano. Ok, vediamo, l'asta. L'esame della palestra era portagli il portafoglio e siamo a posto. Però in realtà, vabbè. Le alghe leggendarie di Owen partono da 10.000. 10.000! 15.000! 25.000! Abbiamo 25.000! 25.000! 35.000! Un'offerta altissima! Ma che, scherziamo! E vinco! Potevo far subito così diretto. Che facce slavate avevano tutti. Hai fatto sfigurare gli adulti. Complimenti, sei proprio una lenza tu. Grazie per aver vinto le alghe al posto mio. Le ricevo con grandissimo piacere. Perfetto. Che alghe meravigliose. Se non fossi riuscito ad averle avrei pianto un mare di lacrime. Se ti sono avanzati dei soldi, tienili pure come mancia. Puoi anche usarli per qualche altra asta, se preferisci. Beh, è ora di salpare. Me ne torno alla palestra. Io, Algaro, preparerò una lotta da leccarsi i baffi. Ti aspetto lì, eh? Ok. Perfetto! Esame completato. Andiamo a fare la palestra e finiamo. Va bene, ok. Oh, mamma mia, la grafica. Ah, ma è l'acqua quella. Cristo, non si capiva. Va bene, sfida in palestra. Si è dimenticato la sfida, che è? Signor Algaro, giochiamo, dai, giochiamo! Sarei molto lieta se venisse anche a provare il nuovo menù del nostro ristorante. Scusatemi, ma ho un mare di lavoro da fare nella palestra. Ma mi aspettano, quindi abbiate pazienza e lasciatemi andare. Va bene! Dai, è simpatico. Questo qui è abbastanza simpatico. Peccato non ci sia il Veneto, eh? Ehi là! Sei tu! Ti stavo aspettando. Grazie di nuovo per il tuo aiuto a Marinada. Ora posso cucinare i migliori piatti a base di alghe sulla piazza. Non credere però che per questo ci andrò leggero nella lotta, giovane. Let's go. Chi se ne frega se ci va leggero. Noi andiamo incazzatissimi. Al mercato si compra e si vende. In palestra si attacca e si stende. Yoho, ti aspetto a un mare mosso di mosse burrascose. Il menù completo di Pokémon acquatici è servito. Favorisci. Let's go. Un po' di musichina e andiamo. Vediamo chi tira fuori. Veluza. Cos'è? Acciaio o acqua? Sembrerebbe. Sembra metallico. Ti devo un favore, è vero, ma non per questo sarà una lotta all'acqua di rose. Tranquillo. Rompi forma, ok? È il momento, Pikachu! Fulmine! Quasi sciottato, va bene. Idrotaglio. Orcuboia! È tempo di fare una mossa. Tetracristallo! Fulmine! Prendiamoci!
poco efficaci contro l'acqua, così almeno non ci rompe le balle. Guarda questo topo d'acqua ora. Pika 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 Pikachu! Let's go! Grande Pikachu al 36 intanto. Vugtrio! Vuoi cambiare Pokémon? No, 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 che cambiare Pokémon? Che cambiare Pokémon? Calma, sangue freddo, ora gli ridiamo un po' di vita. Rosa, da bianco diventa rosa. Non capisco il senso, però va bene. Super pozione a Pikachu, let's go. Pikachu il clown, fondamentalmente. L'Arlecchino sembra. Arlecchino, tipo. Ovviamente conosce botta in testa lui. Beh, giusto così. Pikachu, vai! Fulmine di nuovo! Come fa Pikachu ad essere più lento di sto robo? Ok. Vugtrio? Sì. Guarda, è abbastanza veloce Vugtrio. Anche Pikachu è molto veloce. E la sua specialità è essere veloce. È nella norma. Posso colpire? Ma c'ha solo botta in testa. Ma porco demonio, c'ha solo botta in testa. Statico. Rip, Pikachu è morto. Ah! Povero Pikachu. Andiamo di Gyarados a sto punto. E devo terminare di calcio. È di tipo fulmine se non è veloce lui. LOL. Sgranocchio. Ho trovato un Pokémon un pochino più veloce ora che gli ho... Mica diminuisce anche la velocità sto robo. Che dumaroni. Ok, Vulture è andato. Ok, perfetto, livello 33. Crabominable. Madonna, che nome. La marea viene, va, e la prossima sarà un'onda anomala che ti porterà dritto. Da me, non ho capito. Non ho letto in fretta. Oddio, quanto è brutto, cazzo. Diamo una svolta a questa pesca. Il mio Pokémon non farà un buco nell'acqua. Eccolo qua. Terra trasformazione, cristallizzazione. E sembra uno scemo. Ciao, è di suo. Schianto. Ok. Sgranocchio, vai. Ok, è velocino, rompe le balle. Non così? Schianto. Ha solo mosse e rompi balle. Ma questa è la palestra anti-Pikachu. Cioè, è la palestra anti-Pikachu sta roba. Io l'ho fatta molto Elze. Sì, ma è anti-Pikachu sta roba. Credi sia un Pokémon d'acqua dei semplici, stupidi. Ti ficcano fuori schianto. Che palle. Speravo di congelarlo. Prima e quando sono troppo semplici non ti va bene. Vabbè, poi invece... ok, ho capito. Vabbè. Ho in colonia. È arrivato il momento, ragazzi. Dobbiamo tirare fuori Ho in colonia. Vai, Lechonk! Vieni a noi. Cuor di leone. Bustiamo l'attacco. Reggiti forte, avrai spazzato via dal maremoto delle mie mosse burrascose. Martellata. Ok. Poi rompi balle. Incantavoce o fossa? Fossa. Non gli farà molto, ma... Incantavoce non gli farebbe niente, quindi... Yeah. Non era meglio incantavoce. No, perché non gli fa proprio un cazzo? Sei tipo a svantaggio. L'ho one-shottato. Ah, ok. Possa fa 80, incantavoce c'ha tipo 30 base damage, cioè non gli fa niente.
Infatti la devo cambiare come mossa, ma non ho ancora trovato qualcosa. Guarda anche Tauros vorrebbe imparare Scatenatoro. Che cos'è Scatenatoro? Non lo so, non l'ho mai sentito. Pagamon carica il bersaglio con furia cieca, rompendo barriere come schermo luce o riflesso. Bello, è come breccia. Il tipo di questa mossa dipende dalla forma di chi la usa. Dalla forma di chi la usa. Che vuol dire? Non lo so, è la prima volta che io la vedo sta mossa. Vuole scordare garanzia e imparare Scatenatoro. Può stare. Interessante. Interessante. No, Michele, non si dice. Lui è semplicemente Lechonk. È il vero starter. È il nostro starter. Hai visto lo starter nel mio box? Sì, appena ho catturato Lechonk, lo starter è andato lì. Show. È stata una lotta rinvigorente come una mattinata al mercato. In confronto a te sembravo quasi un Magikarp sperduto in balia delle onde. Mi hai messo proprio nel sacco, anzi, nella rete. Pesca grossa, pesca grossa. Non hai virato di un passo e sei riuscito a prendere l'amo la vittoria. Ora scattiamo una bella foto per immortalare l'istante in cui ricevi la tua medaglia. Era da un bel po' di tempo che volevo provare questa posa. Vediamo la posa stupida. Vabbè, lasciamo perdere. Michele. I Pokémon fino al livello 40 saranno più facili da catturare e seguiranno ogni tua roba. E prendi pure questa, offre la casa, so che saprai usarla al meglio. Mi ha dato doccia fredda? Ok. Bene, bene, è ora di salpare verso il ristorante e iniziare a preparare tutto. Torna presto, ti aspetto. Yes, let's go! Pokémon al livello 40 ora, let's go. Abbiamo fatto le palestre, abbiamo fatto un sacco di roba oggi. Oggi abbiamo fatto un sacco di roba, siamo in live da quasi 4 ore. E siamo a posto anche in questo modo, eccola che arriva. Emily, ciao. Non mi chiedere una lotta, non mi rompere le balle perché non ho appena fatto una. Hai appena finito, bravo. Questa è la tua quarta medaglia, ormai strepitoso. Sei arrivato a metà strada, stai migliorando a vista d'occhio. Vorrei tanto mantenere la tradizione e proporti una bella lotta seduta stante, ma stavolta non posso. Purtroppo la squadra di Pokémon che ho con me adesso è pensata appositamente per affrontare questa palestra. Per lottare con te rischierei i miei Pokémon migliori, quindi per questa volta passo. Scusa TTD, mi dispiace davvero un sacco. Spero mi perdonerai! Sì, sei perdonata, non mi hai rotto le balle, hai vinto tutto. Hai visto? Per fortuna. Hai visto? Stava per farlo, stava per farlo. Va bene, ragazzi... Direi che oggi abbiamo fatto tanta roba. Sono molto felice.